E ripartiamo dal principio. Io sono il Signore tuo Dio, l'oro della terra. Passaggio a novilunio in gemelli, sole e luna congiunti, il pensiero è sacro e la parola pure, castore e polluce, perché la parola senza il pensiero non vive e il pensiero non vive senza la parola. E ora sarà abbracciati in cielo e in terra per l'eternità. 26 gradi, 42 minuti. Dio è uno con Gesù Cristo. E il cammino dei giusti è come una luce risplendente. 42 è il numero di gradi dell'angelo perché diventi arcangelo e dell'angolo per diventare arcobaleno. Madre, fiamma, grandezza, senza essere privo di... Quindi, che ce l'ha? La creazione è per voi, che siete l'oro della terra. E questo è per me il settimo giorno, di febbre d'amore e placche litosferiche, con l'euroasiatica e l'africana ancora tremolanti. Il settimo giorno in cui si compie la creazione di questa verità e in cui il mio riposo e pace offro a voi, solida come acciaio inox, perché il Signore è padrone anche del sabato e della domenica e di tutti gli altri giorni. Ed oggi è il plenilunio del Maestro. E proprio l'altro ieri, Maestro, ti chiedevo di riportare a me ciò che ho rimosso, cosa accadde il sesto giorno. E adesso siamo e abbiamo tutto. Ma andiamo per gradi. Intanto vi dico che io non sono un maestro, ma chi mi insegna è lui, che è Gesù Cristo, ed è Dio, e il mio unico amatissimo diletto maestro, che ci ama di un amore che basterebbe un acaro della polvere del suo amore per essere felici, una sola parola per essere salvati, un solo grano del sale della sua zucca adorata, adorata per fare miracoli, la lingua di Dio. La lingua di Dio non implica che uno abbia fatto chissà che studi o conosca l'aramaico, implica che si usino la fantasia e l'immaginazione, che sono i più grandi talenti che lui ci ha dato. Ecco perché i bambini sono più fluenti nella lingua del Signore e sono questi i talenti che lui ci ha dato, che vanno sempre, sempre coltivati. E più li coltivi, più ti viene dato e più ti viene desiderio di coltivarli, che ti danno una gran gioia e senti il suo amore discendentemente danno immensi frutti, sconfinate benedizioni. E che qui, oggi, vedremo qualche esempio perché ognuno si eserciti liberamente, senza farsi condizionare dal giudice interiore o dal critico severo o dal miscredente che inaridisce la fantasia a chi ce l'ha, o dai dotti e i farisei che pensano siano le parole nella maniera dogmatica, ma ci si fa liberare da lui, liberando la fantasia, giocando coi suoni delle parole che si trasformano in sincronicità, che si trasformano in patterns, in un percorso che conduce alla felicità e alla verità, naturalmente, perché il suo è un piano così inimmaginabilmente perfetto che nemmeno l'immaginazione più fervida di questa terra potrebbe concepire. Solo si intuisce col cuore questo fervore creativo che poi ci accomuna a lui. Quindi sciogliere la lingua ed emettere suoni assonanti, assognanti, assognati, assegnanti, assegnati, assennati, assonnati. Cantare la ninna nanna come preghiera al Creatore, che è davvero immenso. Armonia è la sua via, ma anche disarmonia trova il suo perché nella creazione, su un filo di parole che perde di senso continuativo perché diventa un filo conduttore vivo che scandisce il tempo e ce lo dà. Un fluire propriamente naturale del pensiero che è vitale e che ravviva e vivifica e che è vivo sempre presente. E quando lo si imbrocca la giusta strada e la strada giusta è quella dei giusti, nella brocca dura, e non si va fuori di brocca.
quando si imbrocca col filo la cruna del lago, imparato ad usare anche il ditale per Saturno che non vuole farsi male e non vuole farci male, conduce alle risposte per le nostre personalissime domande, chiarisce i cieli dubbiosi e nebulosi e dell'enigmatica Sfinge è il libro delle soluzioni. 3:33 del mattino si fa presente il decimo soffio alla dià. E inventate, inventate una lingua, una preghiera come una musica, una poesia, un disegno, quel che vi pare, ma fatelo per il vostro Dio. E fatelo per il vostro Dio, con tutto il cuore e l'amore che avete. E se vi fa ridere mentre lo fate perché vi vengono in mente un sacco di cose insensate, sappiate che per lui ha senso tutto quello che è fatto col cuore, è lui che glielo dà, nella sua infinita bontà, un sacco di cose insensate e vi sentite folli, ovviamente non per fargli spiritosi o per mancargli di rispetto, ma per far del vostro meglio a liberarvi, perché lui ama e vuole vedervi felici. Fatelo sinceramente, con tutto il cuore, con autenticità, senza dubbio, paura, giudizio o esitazione. Fatelo per puro delirio d'amore e lui vi risponderà con il suo cuore e allora capirete più profondamente quanto siete infinitamente amati e benedetti. 5:50 del mattino. Si fa presente il diciottesimo soffio Kaliel. Lui, che vi insegna come un padre e vi ama come una madre e come i genitori amano un figlio e una figlia. Io sono e sarò sempre tutto quello che lui desidera che io sia per servire lui e la sua volontà. E lo faccio e lo farò umilmente, mettendo lui sopra ogni cosa, perché è il mio Dio. E per me, con tutto il mio cuore, non ce n'è un altro all'infuori di lui, non ce n'è un altro come lui, il mio eroe e salvatore, paladino della mia giustizia e di tutti i minuti delle mie ore, perché lui è il giusto e lui è il Signore, e lui, Elohim, El. E come la madre vi curo, e come un padre vi racconto le fiabe, e vi insegno a pregare, vi insegno a parlare, in veste di figlia di questa famiglia. E amo e curo come mia madre e disegno e insegno come mio padre. Col mio indice vi mostro il vostro rifugio e riparo e la soluzione alla separazione, l'ombrello sotto la cui ombra siamo protetti. Ed è lui, la nostra ombra, che ci segue e ci guarda le spalle. E sullo zenith siamo uno con lui. E quindi grazie, Signore Gesù, perché mi hai resa una storia bellissima, che è farina del tuo sacco completamente e che non mi sarei mai potuta inventare se non era per te e se non fosse stata per te e se non l'avessi inventata te. Grazie su grazie su grazie su grazie, Signore, che mi hai liberata la mente, il cuore e le parole dall'incantesimo del male e del mago nero, che è tutto quello che non è sincero all'infuori di te, che sei la verità e per tua infinita misericordia e amore e compassione tanta me l'hai mostrato. Nessun altro l'avrebbe potuto fare. Alle 10:10 del mattino l'angelo Lecabel, 31° soffio, e mi viene detto per ridere, e se ascoltate dei passi che provengono dal vostro sistema solare di credenza, chi è? È il Pantocrate che avanza. Un ringraziamento particolare va ai soffi 19° e 43° e ai loro governanti. Ve li lascio in descrizione e andiamo avanti. Come detto, io non sono un maestro, per questo ne ho uno che seguo, e anzi che mi segue, grazie a lui, e anzi ne so molto meno di tanti altri. E le cose che dico per molti sono retoriche scontate, come alle orecchie del corpo lo sono i proverbi o le morali delle fiabe. Ma una cosa per certo la so, che quello che dico è basato su un percorso che con tutte le sue lacrime ha riempito il cielo intero e che è un percorso fatto, quindi vero, e ancora in corso nel suo fluire originale, continuo di comprensione.
E per certo so anche che una cosa è leggere, parlare, capire con la mente. Una cosa diversa è che sia il cuore a farlo, a comprendere veramente. Perché quel che si capisce con la mente resta sulla riva e la prima onda se lo riprende. Come approdando a questa vita, approdando a questa riva, quello che è compreso fino in fondo e con tutto il cuore è fondato sulla roccia. E questo, come molti già sapranno, costa un gran dolore, che esplode il cuore in mille pezzi e quando poi lo ricomponi, se Dio vuole, come un puzzle, con pazienza, con amore, con la guida del proprio maestro, che diventa il nostro medico, il nostro amico, alleato, che ci aiuta a ricostruire e rimettere insieme i pezzi. Piano piano si fa strada una gran benedizione che scava come l'acqua scava la roccia e risale dal profondo di una vena sotterranea. Appaiono bellezze che erano state nascoste alla vista per millenni, milioni e milioni di anni. Appaiono bellezze di universi preesistenti, universi precedenti e ritornanti. E si riconosce la differenza, è quello che si è imparato sulla pelle, col cuore. E questa differenza ci rende il cuore infinitamente grato per essere ritornato. La differenza di quello che si è saputo e di quello che si è vissuto, la differenza fondamentale che ci rende molto cauti nel parlare, senza una cognizione di causa e di principio. Quello che si crede di sapere, quello che si conosce. E questo processo non finisce mai, almeno finché siamo qui. E finché non abbiamo ben appreso e compreso, incluso, integrato, digerito, metabolizzato e espulso il materiale di scarto, trasformato in energia utile per andare avanti, naturalmente anche da un punto di vista evolutivo della specie, combustibile prodotto per andare avanti. Quello che siamo venuti ad imparare. Se il mio cuore fosse un vaso del Kintsukuroi sarebbe più l'oro della ceramica, a forza di risaldare insieme i pezzi, che ogni volta si fanno sempre più difficili, più sottili, scaglie, frammenti microscopici, polveri, che ci vogliono le pinze per raccoglierli, o addirittura a volte occorre bagnarsi il dito e farlo con la saliva. 18 giugno 2023, novilunio in gemelli, 26 gradi 42 minuti, il 18 giugno 2023 che è 96223, quindi 96443, 985, 913, 13, 4, 913 che è la gematria di in principio, Genesi, capitolo 1, verso 1, e 985 che è la gematria di benedizione. Dedicato al mio compagno eterno, mentre chiedo a Zeus di riunirci sulla terra prima ancora che fra le stelle, per ben volerlo e ben intenderlo e benedirlo, e stare uniti come in cielo, così in terra per l'eternità. La voce è appena tornata, quindi si sente un'altra frequenza diversa. ma è profonda, e che la trasmissione, mi viene detto, e qualsiasi trasgressione, mi viene detto, e qualsiasi digressione siano comunque registrate. Facendo del mio meglio, chiedo comprensione e con qualche condivisione di storia personale che vi vado a raccontare questa storia, una storia di me che sono nata sotto il segno dei gemelli, sulla cuspide aguzza della spada, i piedi rivolti alla luna della madre ascendente, sotto braccio con Saturno in cancro. All'alba del solstizio d'estate del 1975 e con la luna natale nel segno dello scorpione, Marte in Ariete, con Giove e Chirone anche, e Venere in Leone. E per fortuna in bilancia Plutone, Urano e Nettuno, arciere acqua di fuoco, con l'arpione al posto del tridente che scaglia sull'arcione di una balena verso occidente. Quadrato in questo momento al centro galattico, al buco nero in Sagittario fino al 2025. E Beniamino, Bennu, la Fenice, Bibbu, Mercurio dei Sumeri, Bibbubau, uno dei miei nickname,
Bennu è anche un asteroide di grafene, di carbone, scoperto l'11 settembre del 1999, potenzialmente pericoloso perché in traiettoria della Terra, che sembra, diciamo, un sasso a forma di trottola. Secondo la mitologia egizia, Bennu era un essere autocreato e autoinviato, aggiungerei, che si dice abbia avuto un ruolo nella creazione del mondo. Si diceva che fosse il Ba di Ra. Il Ba di Ra, in questo senso, era il mio cagnolino, il piccolo Beniamino, adorato. Nipote di Pierina, sua nonna, Black Bianco, suo zio, e figlio di Black, mio fedele compagno dell'adolescenza. Ci si riferisce dunque al suo ruolo nella creazione e che avesse consentito le azioni creative di Atum e le reazioni atomiche, Atum, Atomo, che sono alla radice della formazione del pianeta, conservate nella memoria del suo nucleo, del suo cuore nucleare. Si diceva che la divinità avesse sorvolato le acque di Nun, che esistevano prima della creazione, atterrando su una roccia ed emettendo un richiamo che determinava la natura della creazione. E nacqui con un richiamo che mio padre e mia nonna al piano terra mi sentirono che ero al terzo piano. Era anche un simbolo di rinascita il Bennu e quindi era associato a Osiride. Alcuni dei titoli di Bennu erano colui che venne all'esistenza da solo, autoinviato, signore dei giubilei. Quest'ultimo epiteto si riferisce alla credenza che Bennu si rinnovasse periodicamente, come si pensava facesse il sole, che ricordiamo essere sulla soglia del suo 26esimo ciclo in questo presente. E il suo nome è legato al verbo egiziano vuvn, la cui forma d'onda ricorda i disegni geometrici che si vedono sulle coperte andine a forma di volatile. Vav, bet, nun, diremo in ebraico, che significa crescere in splendore o risplendere. Ba, nell'antica religione egizia, con il ka e l'ak, aspetto primordiale, principale dell'anima. Il Ba appare in forma di uccello, esprimendo così la mobilità dell'anima dopo la morte. Kaba, hak, uniti, ci rimandano anche, naturalmente, alla Kabbalah e alla croce Ankh, con un pizzico di Nun, appunto, di quelle acque giubilanti e di temperanza, naturalmente. La lezione del passaggio tra il plenilunio in Sagittario del 4 di giugno e il novilunio del 18 di giugno in Gemelli è meglio muti che sordi, anche perché questo ci permette inoltre di esercitarci a parlare con la mente. Poi si vedrà come la parola, quando le Phi-Tov placche della litosfera saranno state dissolte sulla Terra, tornerà. E la Terra tornerà a parlare. È un passaggio sulla serpentina del bulbo bobina che si svolge nel silenzio. Io sono il pilastro mediano tra i miei due cani, ma per loro io sono il sentiero dorato. Io per loro sono il dorado e per la Terra l'età dell'oro, l'acqua aurea e Fi, l'aurea proporzione, la cui forma d'onda è una freccia che punta ad est. Figlio e figlia. Sono padre e madre per loro i miei due pilastri e loro sono i miei figli, così come io sono figlia per madre padre. La visione di mia madre, e c'è Ankh, dall'altra parte del velo che osserva la storia della sua piccola bambina eroina nella terra dell'Accadia, dove accadono le cose. Ma un conto sono i miti, le leggende, le cose che si imparano dai libri e dalle fiabe. Un conto sono le esperienze, quando si impara sulla pelle e restano cicatrici, quando le botte nei denti non sono figurate, ma arrivano a frantumarli con la potenza del tuono. E in questo cammino di piume di piombo tutto va riconquistato, con sangue e fatica. Gocce di arancione sul mio pavimento, quelle 3 gocce del 31 marzo, che rimasero misteriose per una notte fino alle 2 gocce del 1 giugno che svelarono il mistero, sebbene nel pomeriggio in me ancora le vedessi. Perché quando il leone ci ha rimesso i suoi denti, perde la sua propria identità, ma per fortuna non le penne.
con le quali siamo qui a scrivere la nostra storia. Allora le cose non è solo la mente a capirle, ma il cuore, perché è solo attraverso il dolore e la difficoltà che si comprende veramente più in profondità, anche se questo in superficie lascia una certa ipersensibilità, iperreattività difensiva, oltre che iperattività creativa anche come medicina. Per capirlo ci ho messo tanto e mi è costato tutto, ma poi quando mi sono messa giù con l'umiltà di chi aveva perso tutto per incoscienza, sordità, cecità, e ho supplicato il mio Signore di insegnarmi come fare, perché fino a quel momento tutto quello che pensavo di fare da sola, con la mia testa arrogante, sorgente e caparbia, che non ascoltava niente e nessuno, avevo fatto tutto così male che la catena di errore che avevo innescato non la potevo più fermare. Non da sola, con quella stessa mia testa che mi ci aveva portata, non con le mie capacità acquisite fino a quel momento, con quelle conoscenze che avevo perso così presto insieme a mio padre e mia madre, pur credendo di sapere, ma per fortuna sempre un cane dalla culla fino adesso, sempre questa benedizione a farmi da guida insieme a lui. Mi serviva il suo aiuto, mi serviva comprensione, e quando l'ho ammesso dal fondo di quel buco nero e stretto, piano piano, con la sua corda di luce e tanto, tanto, tanto amore, tanta, tanta, tanta pazienza che gli serviva, e gli serviva per farmi vedere cos'è, come si usa, mi ha tirato su, alla luce, di nuovo. Lo devo solo a lui e al suo invito misericordioso, alla sua compassione, agli strumenti che ha messo sul mio cammino, le persone, gli animali, la sua creazione, e che chiedo a lui di ringraziare per me, per farsi testimoni, segni della sua presenza accanto a me e della mia redenzione. Ecco perché mi ci è voluto tanto per capirlo, perché ogni millimetro di quella risalita era una goccia di sangue in un mare, un granello di sabbia nel deserto, che lui, uno a uno, mi insegnava a trasformare. Una goccia del mio e una goccia del suo, una goccia del mio e una goccia del suo, uniti, perché lui soffriva con me delle mie difficoltà e mi incoraggiava sempre. E poi, piano piano, è stato così buono da insegnarmi il meccanismo e si è fidato di me a lasciarmi provare qualche volta a guidare, pure se non arrivavo al volante o dovevo scegliere se arrivare al volante o al pedale del suo carro. Eppure quando avevo acquisito una certa fluidità alla guida, mi ha messo alla prova con le chiavi del carro per vedere se lo avessi preso di testa mia o usato per i miei fini senza il suo permesso. Ma io ormai gli sono fedele come un cagnolino. Non dimentico che mi ha strappato al canile dove mangiano i cani. Non dimentico chi mi ha salvato la vita. Quindi ora può portarmi a spasso anche senza guinzaglio o lasciare il cancello aperto, perché sa che io mai e poi mai scapperei da lui, che è il mio Signore e mio unico Dio, perché un conto è capire con la mente e un conto è capirlo col cuore, un conto è capirlo nella mente, in superficie, un conto è capirlo nel cuore, in profondità. Il cervello capisce, il cuore comprende, ognuno come e quando lui vuole che si capisca e che si comprenda, in base alla profondità del proprio cuore, che lui conosce. E perché non venga solo capito, appunto, ma compreso e bene inteso. La mente capisce, ma per la comprensione c'è una richiesta da fare, personalmente. Occorre bene volere, per bene intendere e per bene dire. Per favore, bene intendimi con la mente, bene voglimi con il cuore, benedicimi col cuore e con la mente attraverso la sua bocca. Dunque la mente intende, sì, ma spesso pur capendo, grazie alle sue capacità intende male, si autocrede grande e quindi questo seme va disperso perché l'intenzione non è pura e di conseguenza ha questo intendimento. Quindi per ben intendere occorre ben volere e impostare bene la volontà ancor prima che l'intenzione, perché è dalla volontà che si intende e l'intenzione discende. La volontà di capire e di comprendere per la giusta intenzione, che non è quella di un ego che si gonfia e separa ciò che è unito da sempre, che vuole conoscere, sapere, capire non per servire, ma per dare potere a se stesso, piuttosto che gloria a Dio, in questo senso. Perché dando potere a Dio, Lui lo dà a noi.
Il cervello capisce, il cuore comprende e quindi da qui espande e conosce e questo amore ritorna, questo bene ritorna. Quando restituisce alla mente lo fa come un raccolto abbondante di frutti che possono essere messi al servizio per il bene di tutti. Quindi quantomeno i semi devono scendere fino alla profondità del cuore e poi, se lui vuole, supera i confini del complesso sistema solare e scendono ancora più giù, passando per il luogo in cui vengono processati e vanno fino all'abisso, dove si riconnettono con la linfa della radice, che è anche memoria ancestrale. E quando sedimentano qui, la risalita è più lunga, ma il raccolto è moltiplicato. È questo che chiamiamo l'assioma. È l'asse verticale che dal basso verticale è inconscio ed entere, ma in salita l'ente seme o semente diviene etere e con Yod, che tiene fra le mani la scintilla campanellino, raggiunge il cuore subconscio, che come fosse un'amola aggancia alla croce del cuore e infine risale al cosciente, trasformandosi in verbo, verbo essere. Il seme trasformato in frutto o in una stella che brilla per la meravigliosa avventura di quella scintilla e che si fa creatura e anche cibo e nutrimento. Ma perché non sia un diversivo che beve l'acqua dell'ete, occorre farlo risalire con dedizione, devozione, umiltà, compassione, desiderio ardente, volontà. E poi Dio ci dà una mano perché è anche la sua volontà che lo facciamo questo processo e non solo, ma che ci esercitiamo per farlo sempre meglio, così che al contempo, nella moltiplicazione della sua benedizione, impariamo la sua lingua sempre più fluentemente, che è una lingua che passa per il cuore prima che la mente, tutti sono in grado di capirla se hanno desiderio e volontà di farlo. E sempre più persone in questo tempo vengono chiamate a questo ascolto apprendimento, perché l'opera sua sia compiuta e lui usa i suoi modi per attrarre l'attenzione. La sincronicità in qualsiasi manifestazione coincidente con l'individuale sensibilità delle persone ne è una dimostrazione. Ci offre un fiore che va colto, perché è lui che ce lo offre con un amore immenso. Se ci si riflette, pensando a chi è lui, sta a noi poi se vogliamo bere l'acqua dell'ete o se vogliamo diventare lente e lente, anche se lentamente è sempre meglio di niente, con un grano di sale che fa bene al cervello perché non perda il suo sapore e il suo gusto e il cuore la sua gioia, che è sua legittimamente per divina eredità di discendente, che sappia di esserlo oppure no. Non facciamoci ottundere dall'orgoglio ferito perché ci preclude la possibilità di imparare, di espandere, crescere, migliorare, moltiplicare. E rispettiamo gli uni i tempi di comprensione dell'altro, perché non siamo tutti uguali. E per le menti attive che capiscono subito tutto, e per benedizione anche lo portano nella memoria, occorre non farsi confondere da quel che si tiene e si sa sul piano mentale, che è come una tela di ragni di primo mattino con infiniti fili di perline di rugiada in cui far passare la luce, o una scatola magica con infiniti scomparti da scoprire, da creare e da riempire e svuotare, come un computer con cartelle di files collegato al kernel del sistema operativo universale KRN. Perché quello che sa la mente è nel cuore che deve sedimentare per fruttificare, e se non si fa scendere nel cuore rimane tutto superficiale e si crede di sapere ma non si sa di non sapere veramente. L'illusione della conoscenza è peggior dell'ignoranza, che a volte basta sapere poco e niente, ma nel cuore che lui ti manda avanti e poi ti innalza le informazioni nuovamente, e a quel piano non è più il tuo piccolo piano mentale ma il piano del Logos divino, che è infinito e universale. Un conto è il cervello della mente, un conto è il cervello del cuore, e diremmo che ancora un altro conto è il cervello enterico, ma per rimanere nel contesto di questo parto gemellare, è sul cuore che ci vogliamo concentrare. Remains and Remedy, che su un Golgota pieno di teschi, nelle vesti di una bambina e per la mano di Gesù che mi accompagnava per assistere al giorno del giudizio, come tu, mio caro eterno compagno, mi hai sognata, io ci sono stata davvero. E uno a uno, piano piano, li risvegliamo tutti e finalmente tutti avranno pace. Ma per ognuno di quei risvegli, di quelle perle, di quei ricordi, tante lacrime è salita, tanto sangue color arancio, immane tredicesima fatica. E per ognuno che è andato una stella muore e per un risvegliato la riaccende il sole. Ma tornando alla mia mamma, che sapendo, come ogni spettatore di lassù, quel che sta per accadere,
Il pathos e il timore le fanno tremare il cuore, ma lui la rassicura, il primario. Le dice di non farsi condizionare dalla paura e le consiglia saggiamente: aspetta a giudicare per la paura del tuo cuore di madre, abbi fede. Lui dà prove grandi, ma non più grandi di quelle che siamo pronti a superare. E quando le imprese siano quasi alla nostra portata, ma ancora la faccenda è un po' troppo complicata, perché sia una gara equa, una gara giusta, proporzionata e bilanciata, come è nel suo stile di fare le cose, manda sempre degli aiutanti per compensare quel che manca e ricompensare quel che c'è. A volte sono indizi, vanno fiutati, a volte rompicapo e vanno svelati, a volte sono persone, animali, creature. E la spinge lì per questo, su quel bellissimo fiore. E devi risalire alla provenienza di quelle gocce di liquido arancione sul pavimento che scambi per sangue, ma è solo la paura che la falena imprigionata sul lampadario manifesta per la sua vulnerabilità. Archearis partene, gli arcieri arcobaleno della Vergine. E anche se poi non è propriamente così nell'Inneus, è il suo nome in me. 555, Parthenos e Ops, una delle sirene della mitologia greca. Partenope, il suo nome significa dalla voce di fanciulla, e trasformammo il pathos in patmos, il pazzo nell'aquila avvoltoio e la pazzia in rivelazione e rievoluzione, e il Mar Rosso si aprì e riuscimmo a passare, grazie al suo bastone che ci aveva regalato, e le spalle protette da lui che lo richiuse dietro di noi. E così da questa storia che poi diventa una vittoria, anche mia madre ha imparato a trasformare il male in bene. L'ansia, il pathos e l'iperemozionalità in equilibrio attraverso la rivelazione, con più fede e coraggio, sebbene lei di coraggio ne avesse a caterve, essendo un leone. Sappiamo bene che grande è la paura quando sono a repentaglio quelli che ci stanno più a cuore, e anche mia madre leone ritrova la sua via propria e sacra, il sentiero dorato della via del ritorno, con questa storia che in Accadia è anche la mia. La storia di come l'uovo di drago era stato ingoiato dal serpente Medusa pietrificatore, di come poi, dalle convolute sette placche, sia stato sputato e il piccolo drago sia rinato, che le spire del tempo non l'hanno intaccato, chissà, forse protetto, inspirato e infine espirato e ritornato alla luce come fatto da nuovo. Espire ed esperire, esperare, sperimentare, esperienza che al re pescatore fanno da lenza per ripescare da quel Golgota profondo del cranio l'uovo intatto della sua sapienza. Estraendo la pioggia di frecce di un istrice drago, sagittario dalla gola del metafurlo, appresi a proteggere la mia, la sua, energia e dire sempre fiat, non solo la marea e l'appunto, ma la sua volontà. E non è un'epopea epica quella che andiamo a raccontare, bensì andiamo ad incarnare la sua verità, la verità di lui che dimora in noi, che siamo suoi prima che nostri. È il suo libro quello che leggiamo nella vita, scritto ovunque per tre occhi che vedono e tre orecchie che ascoltano e un cuore che sente e lo comprende. Al quadrivio, partita per i mari del sud su una stella rovesciata alla ricerca della grande illusione, poi superata la prova del fuoco alla porta dell'ovest, e quindi ritornando col vento zaffiro, prima verso nord, all'era glaciale, ed approdare finalmente dopo 10 anni di navigazione a quel canale della Colchide che conduce alla Coclea, a quel canale che da nord-nord-ovest arriva al Lev Ante e che ritornando finalmente a sud da qui si collega al cuore. Poi nello specchio si vede al rovescio, ma non importa, perché la direzione è definita dalla sua bocca, dalla Colchide alla Conchiglia e dal Pathos a Patmos, per trasformare la rabbia in amore e l'errore in assoluzione, solta e risolta e coagulata 1000 volte, risoluta a fare del mio meglio. La mia assunzione da parte del mio boss e fine della mia separazione dal Padre nostro che è nel cielo e la celeste unione che sia santificato e cantato e lodato e glorificato e celebrato il suo nome e infine il giorno del giudizio. Con l'incantesimo spezzato e la liberazione, finalmente, finalmente giunge la mia assoluzione, con la fine della separazione e l'unione, come in cielo così in terra. Ma niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza l'intervento di Gesù Cristo, che è il mio Maestro, che per grazia ricevuta e ardente compassione per i miei errori, e si è preso a cuore il mio caso. E prima mi ha salvato e poi mi ha risvegliato con la madre sua accanto a mia madre che mi ha messo come avvocata.
e uscendo dal plenilunio in Sagittario rilasciamo i sistemi di credenza, usciamo per favore e finalmente dal vecchio paradigma dell'uomo vittima della sua condizione e dall'idea che per apprezzare le cose tocca perderle o che si apprezzano solo quando non ci sono più. È tempo di invertire questa prospettiva e di apprezzare quello che è il presente e ciò che qui ed ora si è e si ha. E ci vuole una gran buona volontà per liberarsi dal parassita mentale che rende il presente inesistente in virtù di un futuro a quel punto improbabile e che l'irriconoscenza travestita da speranza solo ci allontana dalla verità, che il tempo qui ed ora è quello prezioso, inestimabile, che la cavallina storna non riporterà, perché nulla è perduto. Tutto è tenuto per l'eternità e perché solo così quello che è andato ritorna e quello che viene è già qua, perché quando si è entrati nell'inferno e di riuscire e risalire se ne è avuta la possibilità, si capisce che l'unico sistema era scritto proprio là su quella porta, quando per entrare, ergo ritornare, di speranza ormai neanche una se ne ha. E questa è la più grande prova di coraggio e di umiltà e l'unica speranza di vederci all'aldilà. Finché non si abbandona anche quell'ultima scintilla. Quella porta del sepolcro da una pietra resta chiusa e nemmeno per errore il viaggio vi si fa. Occorre ammettere che più niente ci è rimasto da salvare e dolersi con il cuore fino a che si creperà. Perché l'anima preziosa si è perduta e ci si dispera. La piccolina che avevamo e non ci siamo accorti che c'era proprio lì, che ci chiamava perché tornassimo a salvarla e le dicemmo di aspettare. Perché avevamo da fare mentre andavamo a cercare un qualcosa o qualcuno per aiutare a trarla in salvo, pur sapendo di mentire a noi stessi, mentre il ghiaccio si spaccava e andava alla deriva su un frammento di pack, quando dopo averla abbandonata con l'inganno, orecchio da mercante, rimossa e dimenticata, un bel giorno ci rendemmo conto che non c'era più, chissà dove in fondo al mare che era persa, ormai andata per l'eternità. E fu dolore atroce e stridore di denti. Gelo freddo nel cuore di tutti i morti che abbiamo amato e vergogna e stenti. Solo allora ricordammo la caduta e che il giardino era sempre stato là e che anche il ciliegio si era seccato quando avevamo abbandonato la nostra verità e la casa dei nostri genitori. Solo allora la misericordia ci aprì e ci fece la grazia. E il viaggio di espiazione iniziò e poi il peggio finì e uscimmo a rivedere le stelle. Inferno. 34° canto. 139° versetto, 34, 13, 344. Sanguinare, rivedere il nostro sangue. E fu il purgatorio, ed eccoci qui, ancora a lavorare, a testa bassa, con umiltà, sapendo bene di meritare solo quello che Lui ci dà. Questo è il nostro valore, che Lui ci ha ridato l'anima e la dignità, ci ha graziato per amore e per pietà. E trottiamo girando come dervisci, trottola e trotula e tartaruga trotterellante per i buchi neri e le loro funzioni, trotula che è un compendio di medicina medievale per le donne e che porta maestria alla direzione in questo senso metaforico tra la gola e il ginocchio, che il troppo è come il poco, diceva mia nonna Marina, di nome prima e poi di fatto, Atlatonan, Atalanta, Atlantideo, alto e tonante. The Convolution of Layered Media Electronic Engineering. 737, lui è il futuro. La sua perfezione trascende le differenze linguistiche e gli idiomi della Torre di Babele. La sua lingua è universale, parla ogni lingua ed è una lingua unica per chi si impegna ad apprenderla. Ma il mio passaggio è nel silenzio perché io possa ascoltare lui e anche osservare il mio dialogo mentale. 262, e il fuoco di questo altare mai si spegne. Castore, Polluce, due testimoni e Maria, ex Leda, ex Astrea, nuovo piano, neonato, per volare con il neoplano, neoplaneando, plano plano, neomatrix, concezione concita, coclea, caracolita. È questa la quarta testa di Shin, colei che è concepita, immacolata, immacolata nel mio cuore, sempre, mamma. In te è il seme e il frutto e la radice dell'albero della vita, che ascolta e riceve ciò che ascolta, come la luna in terra riceve dal cielo le sue gioie. Essa fa come una nota, annotazione, è azione nota, e nota ogni sua azione. Prende nota come un pesce farfalla con la rete. Gesù ci manda dove lui vuole che noi andiamo.
743-843, per cui ecco lei che è concepita, ci manda lei dove lei vuole che noi andiamo. Questo è il neoplano. Andiamo avanti, piano, piano, neoplaniamo. Plane Amos. Amos il profeta che guarda l'operare di questo piano, qui ed ora, un nuovo Amos piano piano, divino piano, amiamo. 867 davanti a me, 813, con 141-114, 414-144. Si aggiunga Levitico, si aggiunga solo Lev El, il cuore, gematria 32. Livello 32 Lev El, Lamed Nun. Questo è l'Alfa e Omega, è l'Alef Tav della Torah, la prima e l'ultima lettera della Torah che compongono Lev, cuore o mente, e la gematria di questa parola è 32. Bet Lamed, Lev i Atan, Lev El 33, Lev i Atan. Uniti in Cristo, chi e iod, chiodo mio che mi fissi alla tua croce. Il cuore e il matrimonio nel cervello costituiscono il 33° Lev Ello. Gesù Cristo, iod ei shin vav ei, iod ei yesod shin, con quattro teste, quattro creature, che unisce il cuore al cervello sposato nei due suoi emisferi, come la terra, e inizia quanto riportano i profeti, una nazione di preti, di persone che si devovono, devuovosi, a servire il suo piano, devoti come strumenti del suo amore per la creazione. E questo dei devoti al primo di tutti i principi e unico re di tutti i re è Lev El 34 dei principi della terra. E Lev El 34 dei principi della terra. Insegnami a guarire, insegnami a guarire, insegnami a guarire. Aiutami a fare bene, aiutami a fare bene, aiutami a fare bene, Signore, e in umiltà, come tu vuoi, la tua volontà, il tuo desiderio è mio desiderio. Aiutami a riconoscerla, aiutami a vederla, aiutami a ascoltarla, insegnami a eseguirla. Signore, non ho voce, non ho voce in capitolo. Fammi tuo strumento e suonami, non perché io sia chissà che cosa di speciale o perché ti serva io un pezzo di legno in nessun modo, ma che sia legno del tuo albero, Signore. Ma voglio essere tuo segno, suonare il tuo disegno, per attuare il tuo piano che è sempre compiuto, perché io sia utile. Canta la tua cornucopia perché desidero con tutto il mio cuore fare qualcosa di buono per tutti i tuoi figli. Rendimi cassa della tua risonanza, suonare e risuonare il tuo cantico. Mie sorelle, miei fratelli, tutte le tue creature, a due e quattro zampe, con le pinne e con le penne, del cielo, della terra e del mare, con le pietre e le radici e con le foglie, in questa vita nel presente mondo, dove sono materiale puramente tuo e di renderti felice per il mio meglio che ho fatto, finalmente, prima di lasciarlo, risorta dal tuo fuoco che mi ha ridotta in cenere, aiutami a finire. Se non fosse stato per la grande paura, non ti avrei ritrovato e non avrei ritrovato un altrettanto grande coraggio. Mamma, la porta al tetragramma. Mem, la porta a me stessa. Amen, stessa. 10:34, 737, 643, Duduk, 843, 132, lui ci dà la sua pace. Pentateuco, Pentecoste, Pentagramma, Pentacolo, Penteratto, Deuteronomio, Decalogo, Dodecaedro, Ottagono, Esagono, Dune, la paura uccide il cuore e la mente. E per le placche litosferiche alle conchiglie, concepite e conciate come la concia di Mamachiglia, senza offesa ma per difesa, si consiglia il canto di gola della Mongolia. Tutto il tempo nel fare la tua volontà, tutto il tempo nel fare la tua volontà, tutto il tempo nel fare la tua volontà, ho da fare la tua volontà. Sciogli la mia lingua che sia il tuo cavallo. Non ci si può intrattenere in nulla perché nulla ci appartiene e nulla è la nostra culla in cui libellulare, fiore del Nilo. E le libellule son metamorfosi incompleta, farfalle dobbiamo diventare. In questi giorni quante me ne hai mandate, mio Signore, con tutti quei 555, dopo aver visto libellule e betulle soltanto.
tanto che oggi le posso raccontare e ti vanno, come sempre, a confermare. Nel carro ariete del cane pastore Lilli delle Valli, quella nera coi puntini bianchi, ad annunciare la grande febbre e l'acqua aurea, e ieri, finalmente, quella bianca coi puntini neri, che è stata la prima dopo aver guarito 5 delle 7 placche alle tonsille della terra. E poi ancora una rimasta prigioniera dentro il bar, e io che dissi al proprietario: ma questo finestrone non si riesce ad aprire? E lui ha risposto: no, le finestre sono bloccate, ma non ti preoccupare che per stasera se ne va. E quanti uccellini in questi giorni di tutte le specie mi sono venuti a trovare, e anche la farfalla colibri. Lev i Atan, Level Yod Atan, e Havana, Hawaii, isola di Java, Java, sposalizio nel cervello grazie al tuo figlio adorato che lo unisce al cuore. Anche a un sacerdote serve un levita per purificarsi. E Athanatos, senza morte. Energo, eterno, eterno. Ea, Enki e Ankh, senza mostri, come il vino decantato senza più tannino. De cantico dei cantici alle creature che hanno fede in te e su cui si posa la tua fedeltà. Betel, tu, Betlem, mi sembra ieri e lo era, Elohim, mi sembra ieri e lo era. Oggi siamo qui, i gemelli riuniti da te, tuoi testimoni, che diventiamo 4 per la comunione del Mercurio della Vergine, seguendo il tuo filo dorato risalire sul mio vaso. Figlio, fi, noeter, noè, noetica, morti e risorti assieme, e assioma, genoma, subassieme. Remains and remedy. Quel che rimane, i resti e le spoglie, e l'aquila della Bibbia che è in verità un avvoltoio. Quello che resta del precedente universo è stato visto ora che il campo di visibilità è stato espanso, e con questa espansione l'energia si scopre invece sua, conservata. Yeshua. La fisica ha dato una risposta incompleta, libellula, libello, libellum, se non errata, come più volte detto. Della casa in via dei Matti numero 0 non si fanno i conti senza l'oste, non si può studiare il bianco ignorando il nero. Per definire se stessa, per essere completa, così come insegna il processo sotto la lente, così alla fisica non può mancare, per definirsi esatta, la sua scienza complementare, la sua meta, che non è metà, ma destin azione, metafisica per la precisione. Questo è il crono, questo è il colmo. Ammantaci della tua verità. E questo non è lontano. Lontano guarda il vicino e il vicino guarda lontano. Alder, Alnus, Elder. L'ancestro antenato arcaico per arca più che per tipo. Birch, Bercana, runa della rigenerazione. Betulacee, gruppo Tracheophytes. Pergola sotto la quale nacque la mia mamma. Che per la gola, lo stretto passaggio che è pieno di spine, come il cuore sacro da cui si estrae l'acqua dorata, come la lilli. Acqua aurea, di aurea proporzione. Indovinello che la regina di Saba, come la sfinge, pone a Salomone per autenticarne la saggezza, rivelarne la verità. E di Betel e della Vergine Betulà e di una supernova Betelgeuse o Betelgeuse che dà segni indecifrabili con la luminosità, e prevediamo un'impennata di luminosità e quindi la sua pace. Pace della sfinge, pace della sfinge. Et in Accadia ego pons, pons ponere, non post ponere. Cubitum ponere del cervello, ponte ma anche pensiero della viola o viola del pensiero, pansi, che deriva dal verbo panse, pensare, sharada e non hara, che è la rabbia improvvisa che a volte mi coglie, ma la naftalina va bene solo per le tarme dei miei vecchi armadi, nafal. Non puoi rallentarmi mentre faccio la volontà del mio Signore, per favore misura il tuo ego perché mi distrae. Signore, fa che io riesca sempre a seguire la perfezione del tuo tempo, che veda sempre i confini cubitali del tuo tempio, che il mio cuore sia il tuo tamburo sincronizzato perfettamente. La coincidenza delle rette è meravigliosa e impressionante, quel punto d'origine in cui tutto passa attraverso il punto improprio che è suo e non mio, in cui il binario si unisce. Binario cielo e terra, binario dentro e binario fuori, cielo e terra dentro e cielo e terra fuori. I due diventano 4, inclusi l'uno nell'uno. Vessi capiscis? 2 racchiusi nell'uovo sono 4 racchiusi nell'uovo. 4 semi delle carte con cui fai il tuo solitario, lo scorpione, padre, papà, mio. 13 maggio 1981, attentato a Giovanni Paolo II,
Controllare ra, controllare canale ra. 24° soffio a e uia. 17:50 05:50 pomeridiane. Sincerità, nuovo inizio. Alleluia. 05:50 AM, soffio sedicesimo e camia protezione. Viene fatto presente anche associato a Robin Hood 1973, di cui si fa osservare l'aspetto serpentino del consigliere, cattivo consigliere in sé, del falso re, simulazione e simulacro, idolo e mistificazione, adulazione per seduzione e persuasione, manipolazione, aspetti insidiosi da osservare con chiarezza dentro di sé prima che fuori. Il serpente insegna cosa non va fatto, lo si apprende dopo essere passati per l'esperienza dell'ombra che deriva dalla trasgressione e poi l'uscita dall'altra parte dell'asse alla luce della verità, profonda integrazione, profonda comprensione del perché non andava fatto. Un'andata e finalmente un ritorno sull'inversione di polarità e non per dare un'opinione, ma a puro scopo di rilevazione, rivelazione per procedere nell'evoluzione, rievoluzione con questa attivazione collettiva in corso, deconvoluzione potenziata. Per gli appassionati vertebrati, anche dai rapporti di Saturno e Nettuno, Pesci e Urano, Toro, che fino al 2026 procedono strettamente collegati, tre uniti in sinergia tra la terra del Toro d'oro e l'Aquila coi Pesci, perché il Toro, che è anche il ricettacolo del fiore, sia d'oro, en ergo, iper Toro, iper tutto il resto. Tora, Rota e Ator e Taro, coi Pesci l'acqua sia aurea in proporzione. Come nella temperanza, 14° arcano del Sagittario. Arcano sempre è un bene più grande, un no detto per il principio di bene, salute, giustizia, equilibrio, che un sì detto tra i denti che va a detrimento del suddetto principio, perché così il principio si innesta nella fine e si può finalmente dire nella sintetizzazione che è stato veramente a fin di bene. Tendine l'arco con l'argento e l'oro nel sistema incrociato che porta l'oro all'acqua e l'acqua all'oro e l'acqua all'oro e l'argento alla terra e per elevare l'energia al 17° arcano maggiore acquariano della stella attraverso risveglio e rivelazione che nasce dalla legge dell'uno o dell'unione, dalla legge di Dio Padre Eterno e Onnipotente nostro Io. Odio, sale e Ione, amato, Padre eterno nostro, sale, amato, sole, amato, Sara, Tor, nata, peonia che pensa. Vietato calpestare le aiuole, vietato calpestare il mio fiore della passione che è fiore della vita. 16 e 16, qui ed ora, soffio 49°. Matteo 16, 16, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Queste parole ha pronunciato Simone, figlio di Giona, nella regione di Cesarea di Filippo. Le ha espresse con la propria lingua, con una profonda, vissuta, sentita convinzione. Ma esse non trovano in lui la loro fonte, la loro sorgente, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Queste parole Papa Giovanni Paolo II inizia il suo pontificato. Tanti i superiori quanti gli inferiori, nella scatola dell'unico sé frammentato, i cui pezzi scintillanti raccogliamo, ma è solo un unico maestro, un solo e unico maestro, che è l'albero di questa barca. Ba Ruach, su cui tutti siamo. Non vogliamo entrare nella conflittualità tra il bene e il male. Stiamo centrati in Cristo, che è l'ago della nostra bilancia, magico l'ago della bilancia da cui è offerta la spada della verità per trasformare la rabbia in amore, il deserto e le distese gelate in verdi e lussureggianti foreste. Il maestro mio correttore è l'introspezione che va fatta, non l'analisi della superficie. I dati che raccogli sulla riva della mente, un'onda li cancella. I dati che conservi e analizzi interiormente sono quelli a contare. Non farti ingannare. Il passo è breve e nella sua brevità deve essere ben ponderato. Se dici d'aver compreso la differenza tra fuori e dentro e poi continui a cercare solo fuori come un miscredente che cerca conferme in continuazione,
passione perché non crede. Cercarle per darmene merito o cercarle per poter avere pace e fede sono due ricerche differenti. Una è azione divina, mentre l'altra è divinazione, dati che sono solo proiezioni di quel che contieni interiormente e non per tuo valore intrinseco, ma per mio dono e grazia che sei attiva ricevente. Quindi ricorda oltre chi è che ti fa i conti e ti gestisce il materiale come tu hai richiesto e ti ha assicurato di non preoccuparti. Fai quello che abbiamo concordato e pattuito, cosa conta veramente e come è il caso di contare per il tuo bene. Quindi conta in te e fuori canta, perché all'opposto sei solo un pappagallo, una forma vuota, un vaso rotto. Ricorda quello che hai già passato, ricorda anche il tuo uovo, vai avanti nel nuovo e su di te prendi le misure, perché tu sei il futuro, se vuoi che siano unite con le mie e che io quindi riunisca voi. Guidami ad agire correttamente, insegnami a non sbagliare, permettimi di rimediare quando è nel tuo proposito e nella tua volontà, aiutami a migliorare, trasforma i miei limiti in virtù, dove non arrivo io arrivaci tu, colmami di fede dove manco, quando manco. Grazie Signore. Questo era venerdì 857 e il giorno dopo sopraggiunse la febbre e il dolore crescente come la luna 657 che ci conduce oggi al plenilunio in Sagittario, in cui ringrazio col cuore finalmente libero il maestro e il suo inviato. Finalmente al nono anno il nome dell'oppressore viene rivelato. Vatica Nicola Siriana Arca Beta della febbre ardente. Fuoco sacro mercuriale 39, placche rocciose sulle conchiglie, come mostrò la balone, grazie all'angelo inviato dal Signore, Ku Bet Shin Ruach Tet, Tezcatlipoca va tolto dal cuore. E questo era dunque l'incantesimo del mago nero. Grazie Signore che mi avete liberata, mi hai dato il suo nome perché la mia liberazione era vicina, sale quanto basta, Kubi. E riflettendo sul mio Saturno in prima casa insieme a Marte con Giove in Ariete sui principi del tempo a partire dal 3-4-3, il 2026 è già qui e scoprendo a ritroso 0, 1 e 2 poi i successivi al 3 mi attraversa 9-3-4 che riguarda me. Il 34 sempre riguarda la mia esperienza in questa incarnazione, sempre la riguarda, la guarda e la riguarda. E dietro 7-4-3 quello che ha richiesto a me, da Pazos all'isola di Patmos, la e diventa Mem con la madre che governa le emozioni, mentre di qua si espelle l'uovo cosmico e la Vav diventa Mem e l'uovo si fa uomo cosmico in lei e attraverso di lei ed è il Cristo e il suo inviato. Il sabotatore automatico che fa da correttore mi toglie gli apostrofi che metto all'articolo indeterminativo quando è davanti a un nome femminile, uno quando è davanti a un nome femminile, e questa cosa mi fa infuriare. Mi trovo con errori di codice che non dipendono dal mio codice, ma da quello di altri, e che di mio non potrei mai e poi mai fare. Come potrei dimenticare che un'arca, un'amica, o un'impennata, o un'armata, o un'amata, ma nemmeno un'amaca, hanno tutti nel mio codice l'apostrofo unito all'uno, la iod unita all'uno. La bestia ha nome d'uomo perché è l'uomo di prima, uovo con vav ma senza mem, perché non sa chi sia nato prima, se l'uovo o la gallina. Prima di oggi, veloce mente precedeva il cuore, ma oggi, lenta mente, è il cuore che precede. Quindi andar diventa tornar, andiamo e torniamo. Lava ritorna, lava. L'antenata e antica madre, lanterna e l'antenna, purifica col suo fuoco catartico, cauterizza le ferite del mondo, come la sacerdotessa Magic cauterizzava i demoni, perché il principio è il capo e la coda è la fine, che non cambia il principio né discende, anche quando si tratti di geni, tori, e di nodi lunari nei punti virtuali dei passati e dei futuri. E Dio si autoinvia nel Messia amore, Ava, una Yod e una Vav sono la differenza, distanza, tra Ava e I-Ava, tra Lavana, le Hawaii e Java, lava di Java e lava delle Hawaii e dell'Havana. Sulla ricezione della notte tra venerdì e sabato 27 al risveglio 7-17, fuoco sacro mercuriale 3-7-8.
Chiedo perdono perché per febbre e mal di gola non ero a piombo con la ricezione dritta come un fuso, un vettore a fusione nucleare per la propulsione più che l'impulso a fare la volontà del mio Signore. Che Dio cura anche ora è qui che lo riporto. Quello che io non vedo lo vede Lui, quello che io sbaglio Lui lo corregge perché sa che sto facendo del mio meglio, che ce la metto tutta con tutto il cuore e faccio del mio meglio per portare pazienza al dolore così che possa essere guarito. E lo è. Elohim, oro fuso dalla fonte, forza forte di Dio, mio conducente e conduttore di supernalità che quaggiù assomiglia alla cosiddetta superconduzione e alla forza termonucleare forte i cui rapporti con quella debole, sesso detto debole, e il campo elettromagnetico dei discendenti è regolato da alfa, la costante di struttura fine 1 su 137, fine splitting della dualità, e galassie che si impastano l'una con l'altra e due fermioni che fanno un bosone e un campo di Higgs P314 e Φ1.61803 approssimativamente tutti e due, che nella loro interezza contengono il codice gematrico e isopsefico di tutte le Bibbie in ogni lingua in cui sia mai stata tradotta, mantenendo sempre il senso sottile che sottende come un filo d'oro e si chiama parola di Dio. Super simmetrici e super speculari, superni sono per noi, che riportano in numeri la lingua madre. E Dio, madre Dio. Una lingua che si era frammentata e la cui ricomposizione è direttamente proporzionale alla ricomposizione del vaso, Kintsukuroi. Che non è semplicemente matematica, ma è metamatica, non perché automatica per metà, ma per intero e nell'unione. Così è l'occhio, aina la visione, non il briccone, senza fi di fono, ancora senza suono, che rappresenta questa unione dell'arco superiore con il riflesso sullo specchio d'acqua che è l'arco inferiore, come due parentesi orizzontalizzate che in mezzo hanno un sole a destra e una luna piena a sinistra e che dentro hanno un nucleo nero, buco nero e cruna del lago da cui si viene e si torna, che dalle due rette del tronco binario è attraversato. All'andata 1 giugno 2023 10:41 GAP Alluminio Italia, purtroppo ancora, e pane grande impero sui furgoni che mi incrociano la strada. L'alluminio è uno di quegli elementi considerati in alchimia il cui simbolo è puro cerchio bianco, vuoto perché include e circoscrive tutto quello che gli metti sotto. Se è un foglio bianco è un cerchio bianco, se il foglio è nero è un cerchio nero, e questo è la sua meravigliosa sapienza che brucia di tutto il suo amore, come nel secondo libro delle cronache che si suggeriva ieri, e tutto il resto viene di conseguenza ed è come grasso che cola, Spirito Santo che bagna la radice, 810 su 432 Hz. Genesis 11, 11:37, 0106, 20:23, 77, ed è una lingua senza tempo perché è la sua parola e nel tempo è sempre viva, come una promessa fatta si mantiene, come una promessa fatta va sempre mantenuta, come una promessa fatta va sempre compiuta, così come è promessa alla terra e la terra promessa mantenuta, mantenuta, tenuta in mano e ipermantenuta da Cristo. I per me, i per te, i per tutti. E da questa parola tutto discende e da essa discende Cronos. Lei lo scandisce, lui la segue come il verbo, con pazienza e con passione. La segue per amore, come le lancette sull'orologio che sta al polso di Dio. 11:38. Madre e figlia, ausiliarie per tempo del figlio, un unico idioma mai perduto e mai diviso. 11:41. Nella nostra discendenza da lui è inciso, è questo il potere di Cristo. 11:43. Che di quelli che il padre gli ha dati neppure uno è andato disperso. Ecco anche perché, 11:44, non passerà una singola yod o un singolo segno senza che questo sia compiuto. E il riconoscimento consente il ritorno, e tutte le strade portano a lui perché tutte le strade provengono da lui, e tutte le strade portano al suo amore, perché tutto l'amore proviene da lui. Ed è come una bianca colomba che va e ritorna, e va e ritorna, che va e ritorna. E perché l'amore è lui. E l'amore torna sempre indietro, dalla maiuscola alla minuscola e viceversa, in un fluire continuo come il volo della sfinge e colibrì. E vedi anche la sesta placca Nazca. E tutto è perfetto come lo fa lui. Non importa le cose che sai, non importano le cose che non sai, basta che lo vuoi. E lui ti condurrà e ti ci farà arrivare, con le sue vie misteriose e meravigliose, paraboliche, metaforiche, piene di ogni fiaba, leggenda e magia che mai sia stata pensata, perché lui è il grande
grande superconduttore di tutto ciò che è e che vedi, e di tutto ciò che è e che non vedi, e se vuole di quello che non è perché lo divenga. Di andare e di venire per mano a lui, sotto la sua ombra, sotto il suo ombrello, e sono muta come un pesce, sana e salva, perché il mio Signore vuole che mi eserciti a parlare col pensiero. 12:39-77. I tre angeli, Michael, Gabriel, Raffaele, corrispondono all'arcobaleno superno che contiene tre colori, bianco, rosso e blu-verde. L'angelo del bianco è Michael, che significa chi è come Dio, quale amore può essere paragonato a quello di Dio, perché appartiene al lato destro dell'albero della vita, Chesed, amore. E cercando il mio maestro, il mio pastore, Dio, Gesù Cristo, ho trovato lui, loro, loro, lei e l'angelo che hai supercondotto per la mia liberazione. Ora questa è iperconduzione e iperdimensione. L'angelo del rosso è Gabriel, il potere di Dio, perché appartiene al lato sinistro dell'albero della vita, Gevurah, costrizione. L'angelo blu-verde è Raffaele, la guarigione di Dio, dalla colonna centrale dell'albero della vita, Tiferet. Beshem, Hashem, Elohei, Israel, Mimini, Michael, Umismoli, Gabriel, Mirfanai, Uriel, Meaora, Refael, Bearoshi, Shekhinah, El. Lodate il Signore per la sua infinita grandezza e potenza, omnidirezionale, omnidirettivo, omnidirettore, omnisciente, omnipresente, non solo verticale, orizzontale, obliquo, ma ubiquo e onnipotente, la sua incommensurabile sapienza, il suo meraviglioso logos, che è linguaggio e logica, e logistica, logopedia, enchi, logopedia, e logosterapia, trasforma una noce gatto in un vincitoro, cat, piccolo gad, vincitore grande, lut, mente, coscienza, la sua luce riveste la creazione e ne intesse i cicli. Con entrambi, il bianco e il nero, con entrambi i luminari, come la natura dimostra ed esprime, al suo sapiente passaggio, e si torna all'idea di cosciente espansione, partendo dall'apertura di Kat in Gad e Lut, che è anche Lot, il velo. KT diventa GD, KT che è anche Kotel, il muro di una casa, un hotel in cui non soggiornare, gioco di lettere, GD che è anche God. Uscita con 888 per prendere l'antibiotico 543, al ritorno 333, dalla colchide alla conchiglia, con la coclea, la lumaca e la coccinella, dopo la trasformazione di Pazos in Patmos, con la rivelazione della Mem, ora trasformare tutta la rabbia in amore. 257-354, rientrando e quindi riflettendo come Oumuamua all'uscita dal sistema solare, su tutte le tante cose che non so, questi nomi di cui leggo che non conosco, dico Amen stessa, conosco solo il nome di Cristo e della Madre e del Padre. Incrocio 222, quindi 111. 747, non scimmiottare Dio. Silo, non sì, lo so. Silo, punto. Consapevole che Lui è il Padre e il Figlio, che il Figlio è uno con la Madre e il Padre, così la Figlia è uno con loro e lo Spirito Santo li unisce e da essi procede, tutto questo sempre presente, completo e unito nel cuore e nella mente. Lev. 538, semplicità e umiltà. Cefali, en, cefali, e, nun, 19. Cefalosporine, cefpodoxima, con doxocopa laurenzia femmina dorsale che impollina la fitolacca dioica tra le tracheofite, in aurea astrale proporzione con le fitoplacche. Fi e fi, come fiale di liquido filiale, come il filo che segue l'amicizia fuori dal labirinto proteso, proteso l'orecchio della conchiglia. E vi trova il figlio, puro come un giglio. Supersimmetria per conservare luce, sbilanciamento asimmetrico controllato per usarla, riflessione per donarla, simmetria, ipersimmetria per riceverla e assorbirla. Sagittarius, che cosa credi veramente? Chi credi di essere? Che suona sempre con un'accezione negativa, diventa la prima domanda a cui il discepolo gemelli in novilunio dovrà rispondere, piantando con i fatti i semi della propria risposta e prima del solstizio in cancro, possibilmente il 21 giugno 2023, che già Venere sta entrando nella sua ombra e tre patriarchi sono retrogradi, Saturno, Plutone e Nettuno, le credenze negative, i patterns associati con vecchi traumi e tristezza saranno esposti sotto la luce del sole della coscienza. Scienza che fa scemare i dubbi e le esitazioni, così come tutti i relativi delle illusioni. Quel che è vero resterà e quel che è falso se ne andrà. La rivalutazione totale, integrale e radicale dei sistemi di credenza, stems,
che sono gli steli e i semi, che sono i semi, non i se e i ma che per diventare ascolto, shin, mem, ain, passano per la scintillante visione della madre. O la madre collega la stella della visione così che tra le due ci sia comunicazione. Trasformare il male in bene, trasformare nun sistema di credenze in un credo, in pura fede, via la fedeltà, che reciproca sarà. Chi ha occhio lo vedrà, chi ha orecchio lo sentirà, e il cuore così per certo lo saprà, che il leone della bassa mente quell'amore piegherà. E da questo discende quel che scriveva Tommaso. E dei servizi crono la tecnologia del nome si rivela essere il capo e la coda, punto e a capo, iod. Da dioico a iodico, iodico, io che sono il tuo dio ti giudico. Questo ci riporta anche alle origini delle stelle, agli asteroidi, di forma ovoidale che galleggiano ai confini del visibile come in Kuiper la cintura che diventa di rame. Dioico è l'accoppiamento e riproduzione del pesce persico, in inglese perch, perth, la runa dell'iniziazione, risposte ad un perk, perch, perché, che è quello della pertica su cui ci arrampichiamo, un piede e l'opposta mano, l'altro piede e l'altra mano, piano, piano, iniziazione ad un nuovo livello di energia dopo il superamento di un test. Quando una femmina di pesce persico bianco è pronta per accoppiarsi, un gruppo di maschi la circonda, rilascia le sue uova nell'acqua e si attaccano al fondo. Tutti i maschi rilasciano il loro sperma contemporaneamente, quindi le uova possono essere fecondate da padri diversi. Ora accoppiamento solo iodico per te, che non sei un pesce persico bianco, ma sei un ictis cristallino. Chi ro è la mia mano su di te e la mia benedizione, l'orecchio che si accosta alla conchiglia per ascoltare il canto del mare e la conchiglia che si accosta all'orecchio per ascoltare il canto del cielo. E tra l'orecchio e la conchiglia non c'è più separazione. Sono un'unica forma per la salvazione e il recupero della parola dopo secoli di astrazione che ci ha divisi dalle stelle, e il quarzo oro logos e orale della bocca è ambra fusa che conserva e ricorda e diaspro per sopperire alla separazione nel tempo della grande congiunzione. Congiunzione e ricongiunzione come quella di Castore e Polluce, quando Polluce non si dava pace per la perdita del suo gemello e Zeus, per compassione, lo porta in cielo, lo assume perché possa per l'eternità abbracciare il suo fraterno amore. Assumere Dio come medicina per essere assunti da lui. Quarzo oro logos, non crono più de metra alla terra. Non posso parlare ma solo trasmettere per quella parola che non esce dalla bocca ma vi resta protetta, quella parola che si ascolta col terzo orecchio e che risuona nel cuore, salendo lungo il manico della cornucopia, che suona e che si sporge avanti e indietro, e vede avanti e vede indietro, piazzata come un nido d'aquila sul picco del tempo presente, in cima a un tronco che si è fatto montagna e che più si sale più si ascende, che più si sale e più si discende, perché siamo il sale della terra, quarzo ialino e cristallo di rocca, rocca fortezza e nostra roccia. Pietra arcangolare, arcabalena, che conserva il suo momento per l'eternità grazie alla supersimmetria che l'armonia divina dà, come intuitiva no eter, in cui no diventa kaf e all'etere si somma per l'arca dell'alleanza, noeticamente, supersimmetricamente, e speculari, contatti alari, del camino Atanor, in cui si cuoce questo impasto di materia e di cui esso è il coperchio, lev i Atanor. Ether di terabyte come pioggia di luci dal cielo, e pantera anche un tera corrisponde a 1000 gigabyte o 1 milione di megabyte, cioè 10 elevato alla 12esima potenza, come uno yod che fatte le 12 fatiche della ruota zodiacale diventi anche tera, il padre di Abramo. Tera può essere un'ortografia alternativa anche di terra tara e significa l'errante, e tara come toro e la t che diviene porta dell'unione dell'ultimo col primo, perché i primi saranno gli ultimi e viceversa. Dopo la luna delle fragole 3-4 giugno in Sagittario, la pioggia di meteoriti dell'Ariete e gli Arietidi continuerà fino al 17 di giugno, ma raggiungerà il picco il 7 giugno, secondo l'Organizzazione Internazionale delle Meteoriti. Lo sciame meteorico di Butes e Ibutidi sarà attivo dal 22 giugno al 2 luglio, producendo il suo picco di meteore intorno al 27 giugno. Durante questo periodo ci sarà la possibilità di vedere le meteore di giugno Butidi ogni volta che il punto radiante della pioggia nella costellazione di Butes è sopra l'orizzonte, con il numero di meteore visibili che aumenta quanto più è alto il punto radiante nel cielo, Arcturus e il nostro Re in questa costellazione. Da Milano il punto radiante è circumpolare, il che significa che è sempre sopra l'orizzonte e la pioggia di meteoriti sarà attiva per tutta la notte. Non per essere come il serpente, repentinamente, convoluto piuttosto che evoluto, ma di repente e amante di amante.
Ed è perché riconosciamo la tua grandezza, Signore, che vogliamo basso in umiltà, e perché riconosciamo la tua grandezza infinita che abbassiamo il nostro senso falso e eleviamo il senso vero, perché l'Onnipotente sei solo tu. Solo a te dobbiamo la vita che ci hai donato e siamo niente senza te, niente terra senza te. Questo è bene, opportuno tenerlo sempre presente, che un io senza Dio è come il sale che perde il suo sapore. Ma l'orecchio è la conchiglia e l'occhio la cornucopia. Se non si passa al suo setaccio, la rosa muore per l'oidio, il fungo mal bianco che le mangia le foglie, le mangia l'oido. Dioico è l'aceto di mele con la madre, estratto dall'ombra e mela del suo occhio. Ora l'orecchio è cornucopia. Il fungo oidio sparisce dalla rosa il 31 maggio 2023, grazie all'aceto di mele con la madre, 1:34 p.m. Pia Gea. Io odio ora per la terra, Pia Gea, io odio ora per la terra. Le placche rocciose nella gola come le sette della litosfera, trachea, zolle, tectonica, tectonia e tecnologia, che sono tutti i no che ho detto dopo aver alla buona e giusta tua ora capito il tuo primo no in principio nel sogno in cui assumesti le sembianze di mio padre Aldo, Aladia e Aladino alla vigilia della mia partenza alla volta del selvaggio West dell'albero della conoscenza. Facciamo sedimentare perché anche il vino deve essere decantato perché il tannino sia rilasciato. Decantico dei cantici delle creature e alle creature come te che il padre ti tiene stretto nel suo grembo celeste seduto sulle sue ginocchia con tutto l'amore che ti appartiene, erede dell'amore del padre e della madre. La trotula arcobaleno con cui giochiamo, fatta girare con un brillo alla cocca, un brillio della scocca del carro, in uno schiocco di dita che li salva dalla follia dello sciocco, in un compendio di medicina medievale per le donne, presenta i buchi neri e le loro delicate funzioni, rotula, trotula, brotula, trota, brugola di drago, al trotto gioioso come i retrievers, o rotolando nel prato come pietre rotolanti che aprono le porte dei sepolcri e chiudono le porte dei sepolcri imbiancati. E riportano i rotoli, tutti, anche quelli del Mar Morto, tappeti arrotolati, che sono serpenti fatti ad anelli, sonanti e risonanti nelle sfere celesti, ipnotizzati dal flauto magico del Pantocratore. 333 all'andata, così l'Oidio diventa Oido, donato dai nani ad Odino. Io Dio solo con lui, non e mai senza di lui. 555 al rientro, perché se la fisica dimostra che l'espansione non conserva energia, ergo la disperde, questo avviene quando sia superasimmetrica e non supersimmetrica, e specularmente, come insegna la Costituzione del coperchio dell'arca, con i due emisferi che si toccano, speculari orizzontalmente, proprio come il dito tocca il dito nell'immagine riflessa sul piano verticale dello specchio, perché in uno ci sia sempre contatto con l'altro. Cerco di fare tutto al meglio, te lo prometto, Signore, vedo i confini tra fuori e dentro, vedo i confini cubitali del tuo tempio e del tuo tempo. Quindi speriamo bene, il dolore alla gola è stato lancinante, ci ho portato tanta pazienza. Ma per me la parola è fondamentale, quindi devo imparare a sfruttare il silenzio per ascoltare e trasformare il male in bene. E sto tranquilla in mano sua, mantenuta, perché il reddito di cittadinanza dello Stato di Dio copre tutto il mio fabbisogno, quello della mia piccola famiglia. 515777, parcheggiando il carro e terminando la manovra, nonostante il dolore, col dire quel che dico, che non ce n'è uno che sappia guidare. Quando mi arrabbio coi guidatori bulli, con quelli nulli, e poi scopro che questo dire imprecare si riflette su quel che mi sta a cuore. E poi riparto con 888 che mi saluta perché lo conosco, nell'istante esatto del tuo dono, anzi, no, 6 minuti prima, dalla M che è il tuo amore, il tuo amo per me. E dopo l'ultima sosta quotidiana coi cagnolini, benvenuti da un picchio nel giardino delle rose e della ruota, avendo chiamato mamma, 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 pensando alle placche da piccina che dicevo a me stessa, dai, forza, tanto questo dolore passerà, perché ne ero sicura. L'avevo visto fare dalla mia mammina, Anna, la mia mamma, che lei mai per niente al mondo avrebbe fallito la sua missione di farmi passare le placche e il dolore, tanto che ogni volta che stavo male la mia pazienza aumentava e il mio ottimismo e la mia disposizione alla guarigione. Oggi che la mia mamma non era con me fisicamente, anche se l'ho vista in sogno quando viene ad avvisarmi, occhio che arriva un bel dolore, e che comunque è sempre con me in ogni momento, c'era lì la mamma tua, Gesù, madre nostra, in realtà come nostro è tuo padre, come nostro papà che sta nei cieli e nel cuore e in tutti i nostri pensieri visibili e invisibili. E tra quelle rose la nostra madre mi ha detto, come preghi il padre nostro, prega me che son tua madre e madre di tutte le madri prima di te. E così mamma, mamma cara, toccami tu il cuore dolorante che la gola si spacca come la terra del deserto, tu che del deserto sei la rosa e che mi insegni la luce del tuo sangue.
E rientrando a casa le rondini per strada, mentre preparo la cena, mi colgo nel dire nella mente senza voce ai miei colorini: adesso mammi sicura di sé, sicura di sé. Eccole, percorse tutte e sette quelle placche, causate dalla mia insicurezza e poca cura di me, che rivela il considerarsi cosa di poco valore o poco conto, che rivela la mancanza di autostima, quando siamo un valore infinito e non siamo nostri, siamo di Dio, siamo il suo valore. Siamo il suo amore. E domani riceverò dalla terra del latte e del miele fatto in casa, da Rita, santa favorita di mio padre, col suo cagnolino tartufo dal naso sopraffino, ape rosa, operosa, industriosa, per una gola rossa infiammata come la brace ardente. E perché l'energia liberata nel processo d'espansione del canale ricettivo si trasformi in pioggia dorata per chi la riceve, non deve essere dispersa nella liberazione, ma controllata fino a che il canale sia aperto completamente e fino a destinazione. E una volta fatto questo, che non significa conservare come trattenere, ma modulare la liberazione perché possa esserci energente, energia sufficiente a continuare con l'espansione universalmente. Si può parlare di floating come un galleggiare rilassato più che un nuotare tra i flutti, fluttuazioni, fluttuanti, per definizione oscillazioni mareali che mareano, in spagnolo danno le vertigini. Controllare l'espansione non con la forza della mente, ma con la fede che tiene la mente a bada per evitare la dispersione e naturalmente genera il giusto ritmo modulare e variabile per un rilascio funzionalmente corretto, massimizzandone i benefici, i risultati, trasformandone i limiti in virtù, ovvero che serva al propulsore dinamico del processo, situato nel sistema superiore dell'intelletto, che il logos, che dirige il piano divino in tutti i piani di manifestazione, rappresenta. L'energia prodotta nell'espansione è una forma di calore che con la modulazione dello spazio azotale freddo genera acqua per condensazione e altri elementi utili alla macchina in funzione, prodotti in base alle valutazioni rispetto a quanto è necessario alla macchina della creazione, così che l'individuo sia perfettamente integrato e ingranato, anche come cristallo naturalmente incastonato, propriamente come una marcia. È la classica combinazione del gioco bilanciato tra frizione e acceleratore nell'atto del cambio della marcia, mentre lo sterzo propriamente tenuto 10 e 10 si usa, consente alle ruote di seguire binariamente la carreggiata perché il processo di espansione, che è in velocità e copre una fisica distanza segmentaria, un raggio di chilometri e nel raggio di minuti, nell'arco di tempo di crono e una metafisica distanza, un metafisico arco nel raggio infinito del metafisico tempo circolare infinito, un circolare infinito, eternamente dinamico, in movimento, in viaggio, circolazione, circolazione del sangue, circolazione del sangue di luce, espansione liberando energia. Produce continuamente il carburante che consente questo moto perpetuo dell'espansione stessa perché è un rigenerare continuo i presupposti dell'espansione contemporaneamente ai suoi prodotti, come dire causa che genera effetti che alimentano la causa, un momentum continuum causativo, perorando e irrorando in ciò che appare dal punto di vista di Crono un eterno presente, ma che è appunto questo perfetto sistema di espansione e contrazione che tutto il creato ripete in ogni forma e dimensione, in spazi e tempi e colori diversi, l'universore da cui una diversità vettoriale, trasversale o multiversale, ma pur sempre universale, nel suo principio o logos, principale direttivo, che discende dal logos organizzatore divino Deus ex machina, propriamente e impropriamente punti in questo piano, le cui differenze emergono come integrali, ma sono solo funzionali all'integrità del sistema stesso regolato dal principio, integrazione del principio, integrale e integrato nello stesso principio, integrato cuore, integrazione, integrazia, integratitudine, integrato, intrigato, consegnato in spagnolo, intricato dall'idea, intrigato nella coclea, dal tir del mattino con Helios e i Serafini il 1° giugno, seguito dal tir che dice modula come la voce dentro e fuori per modulare le emozioni, e infine un camione bianco veramente. Divin andare, divin venire, vento e rivento nei rapporti con l'istruzione e l'autoinvio, quando si parla di istruzione esecutiva e quando non appunto è in equilibrio, che sia nel divenire istrice, istruttivo, piuttosto che istruito, distruttivo. Istruzione e non distruzione, come è meglio un costretto costruttore che un costrutto stretto. Va bene quando è musicale lo strutto in generale, ma per il fegato fa male ed è meglio la costrizione che la distruzione. Poi, rispetto ad Atanor e Lev-i Atan Or, il camino diventa cammino. Infatti, l'anno primo del mio ritorno, nella canna fumaria, fecero un nido quei calabroni giganti. E poi c'era qualcosa nel forno stamattina, che la canna poi diventa d'oro e diventa la cappa argentata della cucina che mi era stata regalata.
7:17, ieri mattina trovate 3 goccioline di sangue al centro del pavimento del bagno, pensando chissà magari è stato Caitone che con la sua codona dà frustate la velocità della sua luce sulle porte. Poi ho controllato e non era. Allora ho pensato sarà la Quiri cui ho tolto il furasacco dalla zampetta, invece niente. Stamattina altre 2 gocce, stesso punto esattamente, sotto la lampadina che è in alto al centro del soffitto, e guardo su in corrispondenza e mi accorgo che perfettamente mimetizzata sul bordo nero del faretto è una falena nell'ombra. La faccio muovere, si posa sulla finestra interna, osservo le ali, non è una di quelle dette testa di morto, il pattern delle ali è differente, le sue ali erano meravigliose, di un arancione acceso, proprio come quelle gocce che ad una prima occhiata seccate sul cotto rosa mi erano sembrate sangue secco. Così prendo un piccolo contenitore con cui la circoscrizione e quindi con un cartoncino piatto la tappo per portarla fuori e liberarla, restituirle a Archiaris Partenias, agli arcieri arcobaleno della Vergine, Partenia appunto, Vergine, come Betulà, poverina, restituirle il suo sangue arancio di falena come un pigmento colato sul cotto rosa del pavimento e che rimane come una costellazione sul bianco del cartoncino. Mi fa tanta tenerezza perché non era il suo sangue ma la sua paura. Dune, scena delle mani, di Tyr nella scatola, scatola lupo, Fenrir, ferir. La paura distrugge la mente e il cuore. Muta ma non sorda, finalmente. Sana proprio come un pesce. 153, sana e salva. E la farfalla colibrì che viene a trovarmi si chiama Amaterasu, regina di Saba, sfinge del Galio, Macroglossum stellatarum, grande lingua delle stelle, e del Taurum, Pleiadi, 940. A prendere il silenzio, Thor, dio del tuono, mi insegna il senza suono, per ascoltare meglio il suono stesso. Come si dice, meglio cogliere la voce di Dio nel sussurro che nel tonante ruggito o boato. Oboe divine che risuonando conchiglie di navi e narvali delimitano lo spazio andando al largo, levante verso l'orizzonte un filo blu cobalto. E tutti gli uccellini dei giorni scorsi mi annunciavano l'intensificarsi delle comunicazioni. Paradossalmente, visto che ancora non riesco a emettere suoni nel momento in cui registro queste note di informazioni, Fonus diventa Folus o Folos, fratello del centauro Chirone, e spiega Folade, Folade appunto dal greco femminile che sta in una tana. Folus è un centauro, un asteroide la cui orbita interseca quella dei pianeti esterni del sistema solare. Il suo perielio si trova vicino all'orbita di Saturno, mentre il suo afelio si avvicina a quello di Plutone. Si tratta di un asteroide la cui orbita interseca quella di Saturno, quindi Crono Crosser, quella di Urano, Uranus Crosser, quella di Nettuno, Neptune Crosser, e quella di Plutone, appunto, Hades Crosser. Ereditato dal greco antico anche Philos, oltre che amico che seguiamo, probabilmente da un proto-ellenico Philos, dal proto-indoeuropeo Vil, Vilos o da Vil, che significa buono. Come Tov, armonioso, amichevole. La sua leggenda è associata a quella di Ercole, che partito per la caccia del cinghiale Erimanto si ferma da Folos e durante la festa che Folos organizza per lui decide che vuole aprire una cassa di vino che non apparteneva a Folos ma ad altri centauri, e quindi ne succede una sorta di rissa in cui Ercole caccia i centauri realmente proprietari del vino con le frecce avvelenate dall'idra di Lernia, ma Folos non prende parte a questa rissa. Lui è un pacifista, si fa da parte, anzi si occupa poi di raccogliere i morti e dare loro i doveri della sepoltura, ma si ferisce con una delle frecce e quindi così muore. E Ercole, che si sente veramente in colpa, gli fa un magnifico funerale e lo seppellisce su una montagna chiamata Foloè. E secondo alcune fonti Folos è la costellazione del Sagittario. E come altri centauri si ritiene che sia un antichissimo oggetto della fascia di Kuiper e che è arrivato in un'orbita più interna per disturbi gravitazionali. E a differenza di Chirone, Folos non ha la coda di una cometa e si ritiene che sia un nucleo di cometa che non è mai stato attivo ed è anche estremamente rosso, uno dei corpi più rossi dell'intero sistema solare. E la spiegazione è che probabilmente è ricoperto di molecole organiche, Tholin, piccoli ghiaccioli convertiti in composti più complessi da milioni di anni di esposizione ai raggi cosmici. Poi, verso il 14 dicembre 2023, un asteroide noto come 3232 Phaeton farà piovere geminidi e gemme.
Fu scoperto su immagini prese da IRAS, Infrared Astronomical Satellite, l'11 ottobre del 1983 da Simon Green e John Davis, riscoperto il 26 maggio 2023 da me su immagini prese dall'ira di Dio. Ora l'ira, però, la costellazione anche placata, finalmente nell'armonia di tutte le sfere della propria vita. Questo differisce dalla maggior parte degli sciami d'api meteora o sciamani meteorici che derivano da comete e non da asteroidi, ed è un esempio mitologico di falsa opera al bianco, fungo oidio e falsa neve ai sette inani. Il greco antico phaeton significa radioso, dal verbo che significa splendere, pertanto il suo nome potrebbe essere inteso come lo splendente, radiante, uno. In definitiva, la parola deriva dalla luce in greco, phaos, ci riporta al labirinto del fauno, dalla radice proto-indoeuropea bed, splendere, e ci riallaccia a Bennu. Nel contestuale passaggio insegna al gemelli dal doppio bambino interiore XY la differenza tra albedo, est e levante, bianca, colomba e spirito santo, aquila, albume, albanella reale, e falsa opera al bianco o mal bianco. Quindi un oggetto inizialmente considerato un asteroide può essere riclassificato come una cometa e viceversa. È possibile che una cometa si spenga quando i suoi materiali volatili rimangono intrappolati sotto la superficie del nucleo. Questo è noto come cometa dormiente. Quando la cometa perde tutti i suoi materiali volatili è conosciuta come cometa estinta. L'asteroide 3200 Phaeton sembra essere un esempio di cometa dormiente o estinta. Una cometa è una palla di neve sporca, con un nucleo solido coperto da uno strato di ghiaccio che sublima, si trasforma da solido in gas, quando la cometa si avvicina al Sole. Le comete sono tipicamente leggere, con una densità leggermente più pesante dell'acqua, ruotano attorno al Sole in orbite allungate, avvicinandovisi, quindi allontanandosi dal Sole. Vista attraverso il telescopio, una cometa mostra una chioma o testa della cometa, come una macchia nebulosa di luce attorno al nucleo, quando si avvicina al Sole. Ma se vista lontano dal Sole, la maggior parte delle comete appare come una stella, perché ha solo il nucleo. Assisteremo metafisicamente a una trasformazione di queste caratteristiche delle comete in oggetti celesti di tipo diverso. Non ci sarà più un'alternanza di avvicinamento e allontanamento dal Sole, ma una stabilizzazione nelle sue vicinanze, costante e continua, senza grosse variazioni. Chirone, considerato un asteroide quando fu scoperto nel 77, fu riclassificato come una cometa nell'89 quando mostrò una chioma. Chirone orbita attorno al Sole ogni 50 anni e viaggia da appena dentro l'orbita di Saturno all'orbita di Urano, e per le sue caratteristiche ibride, a metà fra un asteroide e una cometa, viene considerato un centauro. Il 18 marzo scorso, l'ANSA pubblica: il pianeta nano Chirone ha un sistema di anelli proprio come il gigante Saturno. Questo strano oggetto, per metà asteroide e metà cometa, diventa così il sesto pianeta conosciuto ad essere circondato da anelli. Lo hanno scoperto quelli dell'Istituto di Tecnologia del Massachusetts, che lo hanno descritto sulla rivista Icarus. Entrato quindi nel club degli oggetti celesti circondati da anelli, insieme a Saturno, Giove, Urano, Nettuno e Ciariclo, anch'essa Centauro, i cui anelli sono stati scoperti un anno fa. E sono stati scoperti osservando il transito dell'asteroide davanti a una stella luminosa che li ha illuminati. Quel che era un cielo nebuloso si rasserenò e la nebbia si trasformò in due anelli, che formano un unico anello, una fede, una vesica piscis, come un sistema di fede e della stessa fede. Viene portata all'attenzione la purificazione ialuronica del cristallo di rocca, ialutronica, perché la parola sia cristallina deve discendere da un orecchio di cristallo e dall'ascolto di un cristallino silenzio, come ricordano la neve e il cristallo di rocca. Comete sublimate diventammo stelle e uscimmo a rivederle all'ultimo verso dell'ultimo canto dell'inferno, per recuperare finalmente quella speranza che per ragioni logistiche del viaggio ci era toccato lasciare fuori dalla porta, come in quei locali dove non fanno entrare i cani, e recuperare anche la parola. Quanto ci tengo, Signore, a tutto questo, perché è l'opera del tuo amore, che prima di te mi sentivo indegna anche del mio nome, e hai placato il giusto sdegno del padre e la sofferenza della madre per la loro bambina perduta nella cantina di una vecchia strega.
come la vidi nel sogno di Astreo, quando mi affacciai nel sotterraneo dalla finestra che stava a livello della strada e Astreo mi raggiunse da dietro, ed eri tu, Gesù, nelle sue sembianze, ora lo so, tra quelle stradine tortuose di notte, con quattro luci in croce, in un piccolo borgo dell'Ellade, e mi desti il pugnale per andare a liberarli. Perché non era sola laggiù in quel sotterraneo la bambina, c'era un bambino anche prigioniero lì con lei, due gemellini. E ora che ti riconosco e so chi sei. Chi sei? Chi e you dell'alfabeto greco? Perché nell'alfabeto greco la UY viene dalla Vav dell'alfabeto fenicio e la fenice sono io, il Bennu mio di Kabak. E quindi alla domanda chi sei rispondo sei you, che nella mia lingua fa 6-6 e fa anche 8 oltre che 3, contando solo ordinalmente. La caduta dell'orgoglio tonto o che manca di fede o che mette la terra con la T minuscola, la polvere che alza sotto i suoi tonti passi prima di te e di se stesso, che non ti riconosce, causa prima di tutto, se non con le parole ma non con i fatti, fino in fondo, perché i fatti discendono dalla comprensione della verità, cada lui in favore di un feto o di un neofita. E quando ancora non la si sia compresa la verità, discendono da una forte buona volontà. Prima ci vuole l'albero, poi si mettono le palline e le lucette. Senza l'albero maestro una nave non vale niente, così una barca. Feton, che era figlio del dio sole Helios, anche sua madre era di origine divina, Climene, la figlia della dea del mare Teti. Apparentemente Feton era un giovane estremamente orgoglioso e l'orgoglio, come noto, lo porta alla rovina, alla caduta, alla propria caduta nel fiume Ridano, oltre al cielo e alla costellazione, naturalmente, che ci riallaccia anche a Eridu, città di Enki, considerato, diciamo, il fondatore di questa città, e che fu noto agli Accadi come Ea. Il suo tempio era chiamato Eabzu, per il fatto che si riteneva che Enki vivesse nell'Abzu, l'acqua profonda, un acquifero dal quale si credeva traesse origine tutta la vita. E alla guida del carro non faccio fetontonate, ma imparo a discernere e non confondere il rumore delle buche del cammino col suono meraviglioso della tua voce. Chi va piano e ascolta va sano e va lontano e non cade in Eridano. E lui ci invita, suoi figli di Dio, ad essere umili e accettare la via che ha preparato per noi e ringraziare sempre, qualunque essa sia, sia nel bene che nel male ancor di più, a nostra fare e ricordare sempre i propri limiti, perché solo questa memoria che lui ci riconoscerà aprirà per noi quel varco che stavamo cercando per trascenderli e superarli. L'espansione dei confini, appunto, come quella dell'universo, se non propriamente eseguita, non conserva l'energia ma la disperde. L'unico modo è quello che insegna il discepolo, lo scolaro, l'alunno, che per passare di grado vuole applicarsi, studiare, superare a pieni voti l'esame adesso relativo, senza vanto o ostentazione, ma solo perché non è niente più che il nostro dovere e responsabilità a farlo, perché il suo volere è il nostro volere, la nostra gioia più grande è compierlo e vedere negli occhi di padre e madre di nostro fratello quella luce di grazia e soddisfazione che siamo la loro stella e sorella e fierezza e tesoro e gioiello e drago di zaffiro per l'umanità, che ci permette di esperire e affinare i divini talenti che sono nostra eredità. E grazie all'indaco bianco perlato che con l'indigo iridato mostra il bianco del tesoro del drago, per rimettere i pezzi insieme dal nero con la resina di un miele d'oro colato e con un saggio ascolto, più da parte sua che da parte mia, inizialmente, che sono solo una freccia impulsiva, ma che voglio e desidero ardentemente la sua propulsione d'amore, mi ha mostrato la grotta blu tonsilla per il tesoro della 289esima scintilla, me l'ha mostrata il drago perlato, l'ombra del drago. Non spaventarti quando vedi la sua ombra sulla parete della grotta, è il povero timido drago e non è lì per tenderti un agguato, malizioso e diffidente che sei quando hai paura, ma perché lui ha più paura di te, che si nasconde incompreso e non amato da tutti, è stato rifiutato e il serpente piumato gli ha rubato il suo vetto adorato, lo ha assorbito col suo nero, eppure se sta sempre lì dove è sempre stato, è nascosto dal nero alla sua vista, ci vuole un giro di trottola veloce, un fuso che spinna alla velocità della luce perché il bianco lo restituisca dallo spettro colorato, e il cammino dei giusti è come una luce risplendente, Shaktipat,
che oltre tradotto in inglese al sentiero di Shakti è la rivelazione in sanscrito. Cerco di fare tutto al meglio, Signore, te lo prometto, andare avanti, ora vedo e ascolto e sento i confini tra fuori e dentro, i confini cubitali del tuo tempio e del tuo tempo. Tu guardami le spalle, mio Dio, e proteggimi dalle insidie che non posso vedere, che avanti, dove metto i piedi, dove metto i passi e dove metto i punti dell'imbastitura, ti prometto che ci guardo io e che io sia la tua lampadina. Purtroppo o per fortuna, io sono chi sono e tu sai chi sei, mio prossimo genito e gemello, ma capirlo mi è costato così tanto dolore e tutto quel che di caro avevo avuto, dente incluso, che alla superficialità reagisco male, alla faciloneria del giudicare pure. Era il deserto e oasi solo miraggio e mi è toccato andare fino in fondo per trovare un goccio d'acqua. E perché mi ha fatto la grazia sua che me l'ha data, non per merito mio e la mia grande presunzione. L'unico mio punto a favore è di essere arrivata a quel punto da cui pensavo di non tornare e aver chiesto aiuto a lui, il mio ritorno, chiamando il suo nome con tutto il mio cuore. Ed è a quel punto che prima la sua pace mi ha trovata e calmata, poi mi ha guidata, bianca colomba fra le rupi cozzanti, al suo giardino. E fino a qui. Questo è anche il tredicesimo segno e la tredicesima casa e il tredicesimo arcano maggiore, l'arcano senza nome, perché 12 nomi e segni vi sono già stati dati e così 12 case. E finalmente, dopo immane fatica, fu compiuta la profezia del sogno di mia madre, che con l'uovo mi portò dal fiore della passione al fiore della vita, e ritornò il sole con la luna, come in cielo, così in terra. E questa è la storia della mia fede. E questo è il quattordicesimo segno, quattordicesima casa, quattordicesimo arcano maggiore della temperanza, che mi si era annunciata alla morte del mio primo Bennu nel 2011, dove sognammo i delicati travasi d'olio d'oliva fra ampolle di vetro soffiato, col collo lungo e stretto, come una penna biro nel sottobosco, ove la calda luce del sole, facendosi strada tra le foglie degli alberi alti, nevicava i riflessi sul prato e sulle salaci e basse acque del torrentello, dove trotterellava felice la mia nana bianca e grigia, e ora sono in due a trotterellare, grazie al ritorno del cane maggiore d'Italia. E adesso siamo sul cammino della stella, verso il diciassettesimo arcano, finalmente il futuro. Come il fiore della passione di Gesù Cristo mi aveva promesso. Grazie, Signore. Chiediamo a Gesù Cristo di migliorare, di curarci e di curare i nostri pensieri e le nostre parole dal verme mal bianco. Chiediamoci di insegnarci a fare il nostro meglio. Facciamolo col cuore e Lui lo vorrà perché lo vuole e ci aiuterà ad essere pienamente gli dèi che siamo. Proverbi 2. Figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei suoi fedeli. Allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene. Grazie per avermi ascoltata, per aver condiviso con me la mia storia. Grazie.